tutti! Undicesimo ciak del video, perché ogni volta non riesco mai a dire quello che vorrei nel modo corretto, quindi ci riprovo ancora. In questo video, come promesso, vi volevo mostrare gli orecchini di cui vi avevo parlato nel video precedente. Vi avevo detto che stavo lavorando ad un paio di orecchini, eccoli qua, sono quelli che indosso. Si vedono? Penso di sì. Cosa ho fatto? Ho lavorato intorno ad una perla Swarovski, piuttosto grande. Ho lavorato con la tecnica peyote creando questa forma a rombo quadrato. In realtà la creazione è molto semplice perché appunto si tratta di creare questa forma bucata che sia giustamente di una dimensione corretta rispetto alla perla. L'ho lievemente decorata con dei picot, ma niente di importante perché comunque mi piaceva questa forma molto geometrica e un po' anche spigolosa. E poi ho creato un perno, che poi vi mostrerò più da vicino per farvi vedere che ha una sorta di decorazione sopra il perno, quindi c'è una decorazione sporgente. E basta, non mi dilungo oltre, vi mostro direttamente gli orecchini. Voilà, ecco l'orecchino. Come vedete, nella parte centrale c'è questa grossa perla da 12 mm. Ho messo due coppette ai lati della perla e la prima cosa che ho fatto è stata fissare due perline d'elica all'estremità della mia perla, quindi ho fissato una perlina d'elica qui e una perlina d'elica sull'altro lato della mia perla. A questo punto ho iniziato a mettere le perline che mi servivano per costruire il mio quadrato, quindi ho inserito nella parte superiore 20, scusate, perline d'elica e nella parte inferiore 22. Ovviamente nella parte inferiore 22 perché 2 in più rispetto a quella superiore, perché la parte superiore poteva sfruttare le due perline d'elica che io avevo già inserito sulla lavorazione in modo che la perla fosse attaccata alle perline d'elica. Poi ho lavorato con la tecnica peyote semplicemente. Il primo passaggio fondamentale, diciamo, è stato quello di inserire le mie perline 15-0 agli angoli, quindi una qui, una qui, una qui e l'altra qui. In questo modo appunto ho creato le punte sulla mia forma e ovviamente tutte le perline 15-0 sono a distanza di 11 d'elica ciascuna. Poi sono andata avanti con la lavorazione al peyote e ogni volta che mi trovavo ad inserire perline nella zona della 15-0, come vedete nel giro successivo ho inserito una coppia di perline 15-0, nel giro ancora successivo ho inserito una sola perlina a distanziare le due perline della coppia. Questa cosa l'ho ripetuta per ogni lato del mio quadrato. In questo modo ho incrementato il numero di perline per ogni lato. E questo è uno dei modi per ottenere una forma a quadrato, ce ne sono diverse. C'è anche quella che sfrutta un pochino, chiamiamola così, la tecnica herringbone, cioè nel punto qui dell'angolo si lavora herringbone per mantenere la forma quadrata, però non era quello il risultato che io volevo ottenere e soprattutto in certi casi in quel modo la forma del quadrato tende a non essere così bombata in questa direzione, ma ad avere una curva fatta in questo modo. Quindi con le punte molto pronunciate, a me non piaceva questo tipo di disegno, quindi non ho utilizzato lo schema classico per realizzare il quadrato bucato al peyote. E ho utilizzato invece quest'altra formula, che è stata semplicemente quella di incrementare il numero di perline per lato in modo da ottenere la forma quadrata. Quindi ho lavorato al peyote partendo dal centro della perla andando verso l'esterno. Per quanto riguarda la parte posteriore, dove ho fatto esattamente la stessa cosa, una volta finito il primo lato, immaginate ho finito il primo lato, poi dovevo creare il secondo. Quindi cosa ho fatto? Sono rientrata nelle perline fino a scendere verso la perla e ho iniziato l'altro lato. Sull'altro lato della lavorazione, quindi diciamo ho creato le due facce del mio quadrato, i due lati del mio quadrato, se lo vediamo in questa direzione, e le ho congiunte poi in questo modo, cucendole tra loro. Per quanto riguarda la decorazione, è veramente semplice, semplice. Tra l'altro, queste perline rocaglie 15-0 sono anche semitrasparenti, quindi non si notano tanto, e la decorazione non è invasiva. Ho semplicemente messo delle perline 15-0 sopra le d'elica e nei punti degli angoli ho messo una tripletta di perline 15-0. Andiamo al perno, ecco. E questa è la parte posteriore del perno.
ed è fondamentalmente un quadrato realizzato a peyote, soltanto che il quadrato si concepisce costruito con quattro triangoli, no? Quando lavoriamo al peyote, noi otteniamo questo quadrato formato da quattro triangoli. In questi quattro triangoli qui abbiamo questa zona piena di perline ed io invece che utilizzare l'edelica, perché solitamente si lavora sempre con perline dello stesso tipo e della stessa misura, ho utilizzato delle perline invece rocaglie misura 15-0, perché volevo che la forma fosse un po' bombata. Infatti, come vedete, è un po' bombata. È sempre un po' tondeggiante, non è proprio un quadrato squadrato con queste punte molto pronunciate. E ho fatto delle modifiche, insomma, neanche molto, molto importanti, ecco, perché a parte aggiungere le perline 15-0 qui per un paio di giri, poi l'ultimo giro l'ho concluso in questo modo, con questa tripletta di perline, delica, perlina 15-0, delica. Per quanto riguarda la parte frontale, che forse è anche quella un po' più interessante, se vogliamo, sono partita con la stessa base del perno, però poi, come vedete, ho fatto una decorazione in più, lavorando su uno strato ulteriore. La decorazione, mi rendo conto che non è che si veda benissimo, perché ovviamente ho utilizzato gli stessi colori di perline. Mi piaceva questo effetto, mi piaceva la combinazione di questi due colori, queste perline rocaglie 15-0 lievemente trasparenti, ma sul blu, l'azzurro, e queste deliche invece. Mi viene a dire metallizzate quasi, non mi ricordo il codice, però ecco, ho trovato la provetta e il numero del colore è 0006, quindi sono proprio le prime colorazioni a livello numerico che hanno questa tendenza metallizzata, mi viene da dire, l'effetto finale che fa. E quindi vi dicevo del perno, mi rendo conto che la decorazione non si vede bene, però fondamentalmente ci sono. 4 perline rocaglie qui nel centro, 15-0. Poi ci sono queste 4 delica e ho messo questi 4 gruppetti da 4 perline. Infine ho completato la decorazione con rocaglie 15-0 qui, coppia di rocaglie 15-0 qui, rocaglie singola qui, coppia qui. E in questo modo ho ottenuto questo effetto, viene a dire lievemente sfaccettato, che io trovo carino. Vabbè, ovviamente ho fatto i due lati del perno, li ho cuciti tra di loro, all'interno ho messo il mio perno per orecchini che utilizzo spesso e penso di avervi detto tutto. Come sempre, spero che il video sia stato chiaro, vi sia di ispirazione e ci sentiamo al prossimo. Ciao, ciao, ciao!